Io prendo 24 e lo trasformiamolo nel prodotto di due numeri. Qualsiasi, 2 per 12. 2 che è un numero primo. 12 non è un numero. Io voglio fare in modo di avere tutti i numeri primi qui. 12 lo posso ancora dividere nel prodotto di due numeri. Ditemi voi. 6 e 2. Questo è un numero primo, ma questo no. Allora divido ancora questo. 3 per 2. Allora, a questo punto tutti questi sono tutti numeri primi. Quindi io posso scrivere che 24 è uguale a 2 per 2 per 2 per 3. Però 2 alla 2 per 2 per 2 come lo posso scrivere? 2 alla terza per 3. Ecco perché è arrivato a questo, capito? Allora, qua l'abbiamo potuto fare a occhio perché è piccolo il numero, ma immaginate un numero enorme. Non lo posso fare così, se non finisco mai. C'è un metodo rapido per fare questa cosa qui con un numero molto grande. 504. Allora, si fa in questo modo. Si fa una linea lunga lunga, come se fosse una divisione. Allora, guardate qui. Allora, io parto dal numero primo, che tutti i numeri primi che io conosco. 2, 3, quelli che stava elencando Giacomo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, eccetera, eccetera. Il più piccolo qual è? Allora, io li metto qua. 2, 3, 5. Ascoltatemi ora, non scrivete niente. 7, 11, 13, eccetera, eccetera. Partiamo dal primo. 504 è divisibile per 2? Sì. Sì, perché finisce con una cifra pari. Quindi io metto 2 qui e faccio la divisione. 504 diviso 2. Ora vi dico un trucco per fare prima. Per non mettere in colonna e fare la divisione come voi sapete fare di solito, faccio in questo modo. Il 2 nel 5 c'entra due volte. E il 2 lo metto qua. Il resto 1 dove lo metto? Lo metto piccolino qui. Tra il 5 e lo 0. Perché in questo modo, guardate che mi viene, 1 con 0 che numero fa? 10. Faccio 2 nel 10. 5 volte, metto 5. Con il resto 0. Stai facendo la divisione. 2 nel 4, 2 volte. 253 volte. Ora ripeto la cosa. È divisibile per 2? Sì. Metto 2 qui. 2 nel 2. Una volta. 2 nel 5, due volte. Col resto di 1, l'1 lo metto qui piccolino. 2 nel 12, 6. È divisibile per 2? Sì. Questa linea ti ricorda la divisione, ma sono tante divisioni in fila. Il 2 nel 12, 6 volte. Resto? 0. 2 nel 6? 63 è divisibile per 2? No. Passiamo al 3. Sì, è divisibile per 3 perché 6 più 3 fa 9. E allora io metto 3. 3 nel 6. E 3 nel 3. In questo caso 21 è divisibile ancora per 3. 3. 31 diviso 3 fa 7. A questo punto, guardate qua, 7 è divisibile per 3? No. Per 5? No. 7? Sì. Allora metto 7. Ed è divisibile. 7 diviso 7? Allora, quando arrivo al numero 1, stop. È qua che però che devo mettere, 504, a quanto è uguale allora? Uguale a 2 alla terza. 2 alla terza. Ho fatto la scomposizione con questo metodo qui.